Il 24 luglio del 1983 nasce a Roma Daniele De Rossi, uno dei simboli della nazionale del nuovo millennio. Dopo la conquista di un europeo con l'Under 21 ed un bronzo alle Olimpiadi, il centrocampista romano fa il suo esordio con la selezione maggiore nel settembre del 2004 contro la Norvegia. In quella gara, valida per le qualificazioni ai mondiali, De Rossi non solo trova subito il gol, ma diventa un punto fermo della nazionale, che arriverà al trionfo di Berlino nel 2006. Cambiano i commissari tecnici, ma nessuno prescinde dalla sua importanza in mezzo al campo. Nell'agosto del 2010, al suo esordio in panchina, Cesare Prandelli gli concede per la prima volta la fascia di capitano nel match contro la Costa d'Avorio. Due anni dopo, De Rossi aggiunge in bacheca il secondo posto agli europei, continuando a collezionare presenze in maglia azzurra, fino a toccare quota 90 nel corso dell'ultima Confederations Cup.